Sono passate ormai quasi 3 settimane da quando Dreamy mi ha inviato questo H13 Pro lavapavimenti che introduce diverse importanti novità rispetto al modello precedente. Sono qui per presentarvi le funzioni principali e raccontare la mia esperienza di utilizzo. Dreamy, come sempre, quando introduce un nuovo prodotto, porta effettivamente innovazione che va a semplificare ciò che riguarda le faccende domestiche. Non sono bellissime, ma prima o poi o noi o i robot dobbiamo occuparcene, ecco perché ci sono questi prodotti che aiutano un sacco. E direi di partire dal contenuto della confezione per vedere cosa c'è in dotazione e vedere le principali novità rispetto ai modelli precedenti. Questo è il nostro lavapavimenti che a livello di design ricorda molto i precedenti modelli, ma direi di concentrarmi nella parte bassa dove abbiamo le più importanti novità. Direi di partire dal contenuto della confezione. Abbiamo il nostro lavapavimenti che non ho voluto pulire per farvi vedere anche in 2-3 settimane di utilizzo come si presenta il prodotto a livello di pulizia, dato che si autopulisce. La novità più importante, l'acqua calda. Infatti si riesce ad autopulire a 60 gradi. Attenzione, si autopulisce a 60 gradi, ma l'acqua sul pavimento è normale, acqua tiepida. Lo dico perché molte persone a volte si confondono e pensano che questo lavapavimenti lava per terra ad acqua calda. No, l'autopulizia del rullo avviene con acqua calda, mentre l'utilizzo normale è con acqua tiepida. Oltre al lavapavimenti, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, abbiamo la base che viene rinnovata. È più semplificata, non ha più la raccolta degli accessori. Abbiamo solamente qui questo foro che possiamo utilizzare o per mantenere lo scopino oppure, meglio ancora, il rullo sostitutivo. Vi includono anche un filtro EPA sostitutivo. Mi raccomando, il mio consiglio, non lavatelo mai sotto l'acqua, anche se vi dicono di farlo nelle istruzioni. Io vi dico, più rimane asciutto meglio è, allungate di parecchio la vita. Lavatelo proprio in casi estremi e se lo lavate fatelo asciugare molto bene. Immancabile il detergente, anche se non è obbligatorio in questo lavapavimenti perché ha anche gli elettroliti. L'unica cosa che vi voglio segnalare per la base, il cavo è direttamente collegato alla base. Questo significa che se avete cani, gatti che magari mangiano i cavi, cercate di rivestirlo per evitare che dopo lo vada a rompere. Qui c'è la zona dedicata al riscaldamento dell'acqua fino a 60 gradi e qui c'è sempre il bocchettone per andare ad asciugare il rullo in 30 minuti. Vi ho fatto notare che sì, comunque è sporco ma non troppo, cioè guardate, basta che passo la mano e va via tutto. Novità importante, il rullo come vedete è completamente borderless e finalmente abbiamo anche la luce. Vedete? Appena azioniamo il lavapavimenti è retroilluminato, questo ci permette di vedere al buio e anche durante il giorno eventuali sporcizie da aspirare e lavare. A livello di design siamo rimasti più o meno come il precedente modello, solo dei materiali un pochino più premium, soprattutto per il manico e il display con il LED che riconosce lo sporco. Vedrete poi quanto è carino. Hanno introdotto le ruote motorizzate, quindi il peso del lavapavimenti si sente molto meno. Avanzando, lui avanza con le ruote e anche indietreggia in automatico. Serbatoi sempre da 900 e 700 ml per l'acqua pulita e l'acqua sporca. Design completamente borderless e c'è qualche miglioramento anche per il serbatoio dello sporco. Voglio approfondire sul serbatoio dello sporco perché ci sono delle importanti novità. Sapete, io non faccio televendite, io quando vi mostro i prodotti voglio mostrarvi tutto quello che sono riuscito a vedere. Abbiamo questo serbatoio dove abbiamo questo nuovo sistema che permette di raccogliere lo sporco. Ma prima di parlare di questo, io voglio parlare di questo dettaglio che non è da sottovalutare. Qui ci sono i sensori che vanno a percepire quando il serbatoio è pieno e c'è troppo sporco. E quindi, che cosa succedeva in alcuni modelli e in altri modelli concorrenti? Succede che questi sensori, tipo con l'olio, si vanno a sporcare e anche se il serbatoio dello sporco non è pieno, rileva che è pieno. Con questa copertura semplice, ecco, questi errori tendono a presentarsi di meno. Mentre un'altra novità è questo accessorio. Devo ringraziare Enrico dei vari gruppi Facebook che probabilmente conoscete, perché non è ben spiegato nel manuale cosa serviva questo accessorio. Grazie Enrico, l'ho scoperto. Va montato qui in questo serbatoio dello sporco, si stacca, voi lo troverete così, dovete montarlo in questa maniera e va a raccogliere tutti i detriti solidi
rispetto ai liquidi che invece rimarranno qui dentro. In questa maniera potete fare correttamente la differenziata. Installiamo di nuovo il serbatoio dello sporco e vediamo quello dell'acqua pulita. Rimane sempre il solito da 900 millilitri. Ecco, di questi serbatoi rimane sempre il fatto che sono molto lunghi. Spererei in una soluzione per cercare di ricaricare l'acqua senza dover magari allungare qui il tubo dell'acqua. Andiamo a ricaricare l'acqua. Basta prendere anche una bottiglia, nulla di che, però. Se dovessero trovare una soluzione sarebbe il top. Una volta riempito bello d'acqua, c'è qui il simbolino max, non vi potete sbagliare. Quanto detergente devo mettere? Esattamente un tappo. Il misurino qui è fatto apposta. Prendete il tappo di detergente e lo andate a inserire direttamente nel serbatoio e chiudete tutto quanto. Qui nella parte alta abbiamo tre pulsanti, due pulsanti per l'accensione, eccolo qui, e per cambiare la modalità, mentre l'altro per avviare l'autopulizia che andremo a fare alla fine. Vediamo il display. Ho lasciato lo sticker così vedete proprio di che cosa si tratta, ma non cambia praticamente nulla rispetto ai modelli precedenti, se non una modalità che adesso vi faccio vedere. Auto Mode rileva lo sporco con il sensore e in automatico regola la potenza di aspirazione e LED che gira attorno al lavapavimenti. Poi abbiamo la modalità turbo per mettere alla potenza massima di aspirazione e lavaggio e abbiamo la modalità Ultra Mode e la modalità solo aspirapolvere. Quello che andremo a approfondire è la modalità Ultra Mode, che a differenza dell'H12 Pro è immediato, non dovete aspettare quei 10-15 secondi e utilizza gli elettroliti che quindi non vi obbligano a utilizzare il detergente. Potete pulire con l'acqua pura. Cosa succede in questa fase? Ve lo faccio vedere subito, almeno spero si riesca a vedere. Il lavapavimenti attiva gli elettroliti. Noi abbiamo la spazzola, ok? Non so se si nota, ma ci sono le bollicine che vi fanno capire ci sono gli elettroliti che stanno procedendo a caricare l'acqua. Vedete? Non so se si riesce a notare con la luce. In altri modelli, per esempio, c'è una lucina, qui non ce l'abbiamo, ma comunque penso si riesca a capire dalle immagini. Prima di andare a procedere con il test pulizia, vi voglio far vedere la novità, ovvero quello delle ruote motorizzate oltre alla luce LED. Mi piace che queste ruote riescono veramente a capire quando io cammino. Per esempio, adesso sono fermo, ma non è che si sta spingendo oltre per andare a forzarmi ad avanzare. Capisce quando io sto camminando e quando indietreggio. E per farvi vedere che effettivamente sono motorizzate, io avanzo, vedete, se sollevo, vedete che la ruota ruota e se io vado avanti va avanti, se io vado indietro continua ad andare indietro. Veramente ben fatto. Adesso vi faccio vedere come aspira lo sporco. Guardate anche qui abbiamo una situazione anche un po' difficile perché si tratta di un mattone con fughe, quindi deve entrare anche nella fuga per pulire bene, per terra. Avanziamo e vi faccio notare che appena trova lo sporco, guardate, giallo perché c'è uno sporco medio, rosso perché ha detto guarda, qua lo sporco è veramente tanto e guardate sotto è pulitissimo. Guardate qui come entriamo bene nelle fughe, avviamo il lavapavimenti e procediamo con la pulizia con una passata, vediamo quanto raccoglie, vedete qui c'è rosso e se notate bene lì non c'è più niente. Passiamo una seconda volta per sicurezza e devo dire anche ottima l'asciugatura. Se volete che non lasci nulla, basta che attivate la modalità solo aspirazione, vedete? C'è questa modalità solo aspirazione, in questa maniera andate solo a raccogliere l'acqua e togliete gli eccessi che eventualmente sono rimasti sul pavimento. Direi di passare alla modalità di nuovo auto, così proviamo a vedere la pulizia dei bordi. In questo caso vicino al battiscopa e vedete come sono riuscito a pulire fino all'ultimo bordo sul battiscopa. Ma direi tra battiscopa, pavimento e qui abbiamo pulito per bene e si è comportata egregiamente come sempre. Ovviamente non affronto solamente i liquidi, ma anche lo sporco solido. Per esempio, qui abbiamo della sabbia. Vedete come riesce a raccogliere la sabbia senza alcun tipo di problema e anche il liquido, vedete,
lo ha raccolto. In un attimo abbiamo raccolto sia solido che liquido. Faccio notare un'altra cosa, ma questo lo facevano anche i precedenti modelli, per farvi capire a livello ingegneristico non lasciano nulla al caso. Se noi ci andiamo a fermare, aspira al massimo per evitare di lasciare residui all'interno della spazzola. Adesso procediamo con l'autopulizia. Come si procede? Perché c'è un cambiamento anche qui. Andiamo a posizionare il lavapavimenti sulla base di autopulizia. Una volta messo sulla base abbiamo il pulsante che, se premuto una volta, farà la pulizia rapida, e in questo caso ci metterà pochi minuti. Se invece volete la pulizia profonda, ripremete un'altra volta e va ad attivare la pulizia profonda, che consiste non solo nel spremere bene la spazzola da sporcizia, infatti andrà avanti e indietro per cercare di togliere tutto lo sporco, ma in più utilizzerà sempre l'acqua calda a 60 gradi per scrostarla per bene. Con l'unica cosa che vorrei segnalarvi nel frattempo che si pulisce, la base è stata un po' semplificata, che c'era appunto nei precedenti modelli la raccolta degli accessori. Qui abbiamo solo eventualmente o la spazzola oppure lo scopino. Certo, è vero che questi non li andremo a utilizzare mai, quindi conviene conservarli, però hanno preferito semplificare la base. Cosa ne pensate di questa scelta? Più compatta, e voi dopo dovete decidere dove mettere questi accessori. Terminata l'autopulizia, parte l'asciugatura, che dura all'incirca 30 minuti. Ho dato per scontato, ma penso abbiate sentito, parla in italiano. Per cambiare la lingua ve lo dico al volo come si fa: basta che premete il pulsante che c'è qui dietro, c'è un pulsante, lo premete e cambia la lingua. Potete anche disattivare la voce se vi dovesse dar fastidio. Adesso che procede con l'asciugatura, vi ripeto, circa 30 minuti, andiamo a procedere con lo svuotamento del serbatoio dell'acqua sporca. Vi faccio notare una cosa, vedete, era uno yogurt scaduto e dentro lo yogurt c'erano i pezzi di pesca. Guardate, i pezzi di pesca sono rimasti qui, i liquidi invece dentro il serbatoio, che posso buttare direttamente. Nel frattempo che lavapavimenti procede con la ricarica e l'asciugatura del rullo, vi ricordo circa sempre 30 minuti, vi parlo di altre caratteristiche, per esempio l'autonomia dichiarata di circa 40 minuti, ovviamente in modalità auto, che sostanzialmente è la modalità dove il lavapavimenti rimane con una velocità regolare, se non in caso di sporcizia. E io vi posso dire che in un appartamento di 100 metri quadrati, che alla fine sono circa 50-60 metri quadrati calpestabili considerando i mobili, sono sempre riuscito a consumare solamente metà della batteria, al massimo proprio in casi estremi 40%. Quindi anche se avete appartamenti grandi, riesce a coprire la pulizia domestica con una sola ricarica. Eventualmente per una ricarica completa ci vogliono all'incirca 4 ore. Mi piace che in questo modello hanno introdotto diverse funzioni utilissime, a partire dall'acqua calda a 60 gradi per l'autopulizia del rullo. L'acqua calda ha aiutato tantissimo a risolvere due problemi. Il primo, quello degli odori. Le spazzole, fortunatamente, con già H12 Pro avevano risolto il problema della puzza, ma adesso che c'è anche l'acqua calda si sente profumo. Il detergente, che è sempre lo stesso, io infatti non ho utilizzato il detergente che hanno in dotazione, ho utilizzato quello dei robot aspirapolvere, quindi non è cambiata la soluzione, ma io finalmente sento odore da lavapavimenti, non sento puzze o comunque odori strani durante la fase di autopulizia, e questo è molto piacevole. Inoltre l'acqua calda riesce a sciogliere meglio la sporcizia, e quindi non dovete andare a prendere il rullo e lavarlo in lavatrice magari ogni 1-2 settimane, riuscite anche a tenerlo per un bel po' prima di fare una pulizia. Io per esempio in queste 3 settimane ancora non l'ho mai lavato manualmente, si è sempre autopulito. Vi faccio vedere le condizioni, così vi faccio vedere anche come si smonta questo supporto. Vedete, la spazzola è pulitissima. Anzi, interrompo un attimo l'asciugatura per farvi vedere come si procede con la rimozione della spazzola. Dovete premere questo pulsante e vedete, la spazzola si toglie in questa maniera, e eventualmente potete sostituirla o fare una migliore pulizia. Però notate anche come
quasi 3 settimane, qui è piuttosto pulito, nulla di così orribile da toccare con le mani. Lo andiamo a riposizionare, vedete, molto molto semplice, ottimo a livello di semplicità, e andiamo a rimettere il suo accessorio qui in alto. Sì, ecco, c'è un po' di polvere, ma questa si pulisce in un attimo con uno straccio. Ecco, Poder, ha interrotto l'asciugatura. Come hai fatto a riprenderla? Basta che tenete a lungo il pulsante qui sopra. Eccolo qui, basta che lo tenete a lungo e lui riprende l'asciugatura. Abbiamo parlato dei pregi, ovvero le ruote motorizzate, la luce frontale, il nuovo serbatoio dello sporco, l'acqua calda che va a rendere ancora più pulito il nostro rullo. Parliamo anche dei difetti, ovvero il fatto che ancora non ha un'inclinazione a 180 gradi che ci permette di andare, per esempio, completamente sotto un letto. Ha comunque una buona inclinazione, ma non potete andare completamente a inclinarvi, per questo dobbiamo ancora aspettare il serbatoio dell'acqua pulita. Avrei preferito che ci fosse un modo per ricaricarlo facilmente sotto il rubinetto. Per il resto, secondo me, questo è uno dei migliori lavapavimenti. E anzi, se volete un confronto, ad esempio, con il Tineco S7 Pro, fatemelo sapere. Se arriviamo a 73 mi piace, vi farò questo confronto, così capite anche la differenza. Perché lui si trova più o meno sui 500 euro, mentre l'altro costa un pochino di più. Vale la pena la differenza? Lo scoprirete nel confronto, se arriveremo a quel numero di mi piace. Se siete interessati, vi ricordo, trovate il link qui sotto in descrizione per acquistarlo su Amazon. E mi raccomando, continuate con i mi piace, così parte il confronto, e iscrivetevi al canale se vi piace questa tipologia di prodotti, perché spesso li provo e spesso vi porto la mia recensione dove vi racconto la mia esperienza. Detto questo, se avete dubbi, domande, curiosità, ci sono i commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!